che ha provato a farci capire quello che sta succedendo. Io sarò brevissimo per ricambiare la cortesia, scusandomi anche per questa laringite. Chiaramente il mio collega Ottolino ha detto devi stare zitto, è un po' difficile, capito? Come dire un ciclista che deve fare il Giro d'Italia, non per io parlo per vivere, insomma, nel senso che se non parlo è finita. E io vorrei dire, chi più di me è un convinto assertore delle primarie? Nel 2007, quando mi candidai a sindaco, si poteva fare a meno di fare le primarie. Io volli le primarie. E adesso che mi sono ricandidato, diversi partiti della coalizione di centro-sinistra ritenevano inutile, addirittura un indebolimento, che il candidato sindaco uscente che si voleva ricandidare si sottoponesse alle elezioni primarie. Io ho voluto le primarie perché credo fermamente alle primarie come un momento fondamentale di democrazia, di partecipazione, ma anche di verifica del lavoro che un politico, cioè una persona che va agli altri e dice guarda, mi assumo io la responsabilità di guidare la cosa pubblica anche per tuo conto, che guardate è una responsabilità enorme che noi ci andiamo a prendere, dicevo, un feedback, un esame al quale noi dobbiamo sottoporci. E perché le primarie sono a mio avviso anche ormai ineludibili? Perché veniva richiamato poc'anzi anche da Luciano, vedete, appena 20 anni fa la politica aveva altri meccanismi. Prendiamo l'elezione del sindaco, ma anche al Parlamento, i partiti che avevano ben altro peso strutturato, ben altre forze, le famose ore che si passavano nelle sezioni, decidevano delle liste. Si svolgevano le elezioni, i partiti si riunivano e nominavano un sindaco ed una giunta. Oggi cosa accade? Con l'elezione diretta del sindaco, con il progressivo modificarsi del meccanismo elettorale, oggi una persona come me, convinto elettore del centro-sinistra, io ritengo debba poter scegliere nell'ambito del centro-sinistra una figura che sia più vicina a quello che io penso e vorrei facesse il centro-sinistra. Vedete, io ero candidato a sindaco, sono stato candidato a sindaco 2 volte. Credetemi, nelle primarie e soprattutto in queste seconde primarie, quando io venivo da un'esperienza di sindaco drammatica, in cui mi sono trovato a caricarmi responsabilità enormi, spesso non mie, io ho dato il meglio di me quando, nella fase di elaborazione del confronto nelle primarie, perché quello è il momento in cui più parli al tuo popolo, ai tuoi elettori. È un momento fondamentale perché lì devi trasmettere da un lato entusiasmo, ma dall'altro tu parli non genericamente però campagna elettorale, ma per confrontarti con i tuoi. Vedete, io ho la fortuna di avere 3 amici che correranno domenica a queste primarie, Nicchi Vendola, Bruno Tabacci, che io stimo in modo pazzesco perché è stato il mio presidente per 5 anni alla Commissione Attività Produttive della Camera, trasformando una commissione che era quasi una Cenerentola in una delle più importanti, veramente una grande personalità, di grande coraggio, di grande modernità, con una storia politica eccezionale. E poi c'è Pierluigi Bersani, che è un amico, che soprattutto per il terremoto che è stato ancora più. Ebbene, Nicky, io sono convinto che ciascuno dei candidati potrebbe guidare il nostro paese, ma ho una fortuna che, potendo partecipare alle primarie, io e tutti gli altri, posso già indirizzare questioni di sfumature, non solo di sfumature, quello che sarà il futuro nostro governo, scegliendo
la personalità che io identifico, per la quale io tifo, che voglio che faccia il Presidente del Consiglio, che corre e che poi faccia il Presidente del Consiglio, in base alla suggestione che mi dà, all'idea che mi dà di come governerà. Io non ho un mistero, appoggerò e sto appoggiando e voterò Pierluigi Bersani, perché pur apprezzando diversi aspetti e proposte degli altri che io ho sentito nel, ad esempio in quella cosa bellissima che è un fatto di democrazia, che è stato il dibattito a Sky. Guardate, io ho 3 figli maschi, il più piccolo a 16 anni, in casa non volava una mosca, perché? Perché c'era l'interesse, c'era il gusto di sentire su cose reali. E beh, dicevo, anche se suggestionato da alcune cose che ha detto Bruno Tabacci, altre dice Vendola, Puppato, alcune cose che dice Renzi, però io mi sono fatto una convinzione personalmente, ed è il motivo per cui io credo che domenica dobbiamo votare tutti e poi dovremo vincere. Ed è quella che noi abbiamo un grande bisogno in questo momento, di una buona politica che sia fatta da chi ha le ossa forti. Veniva richiamata la grande esperienza di Pierluigi Bersani in politica, che si è misurato con tutti i livelli della pubblica amministrazione, con tutti i livelli della politica e con le difficoltà, veramente partendo dalle comunità montane, l'esperienza alla regione, l'esperienza eccezionale che gli ha svolto quando è stato ministro. Credo che abbia anche la credibilità a livello internazionale, che noi dobbiamo mantenere dopo questo governo Monti, che dobbiamo ringraziare per quello che ha fatto, ma deve finire perché è un commissariamento della politica. Il governo Monti è stato utile, è stato un commissariamento, è stato come aver portato il malato in rianimazione, ma il rianimatore poi non rimette in piedi il paziente, lo trasferisce ai medici, ad altri medici che lo mettono poi in piedi e lo fanno ricamminare. Ma soprattutto perché credo che questo paese, senza subire strappi, deve fare una sola operazione. Prima Vincenzo Cerulirelli ci descriveva qual è la situazione del paese, eppure io sono ottimista, perché secondo me è vero che noi siamo in una condizione difficilissima economico, questo debito pubblico, ma io ho un convincimento che mi sono fatto anche nella mia esperienza delle 2 legislature alla Camera: questo è un grande paese, questa è una grande regione, le nostre città sono grandi città, perché questo è un popolo capace, un popolo che sta resistendo. Vedete, il nostro problema è uno solo: siamo un paese, a mio avviso, sfilacciato. Noi ci siamo sfilacciati da un punto di vista soprattutto morale, di identità collettiva rispetto alla stessa Costituzione. Io penso questo, vedete, gli anni del berlusconismo, quando verranno ricostruiti, al di là degli errori, quello che si vuole, sono stati gli anni nei quali si è sdoganato una serie di sentimenti negativi. Io non scorderò mai, questa è una mia fissa, io sono talmente innamorato dell'idea del paese, della Costituzione, di uno Stato, che uno degli articoli che a me piace di più è quello che ciascuno partecipa a pagare le tasse secondo le proprie possibilità. E guardate, è bellissima questa cosa, perché dà un senso anche poi nella nostra cultura ecumenica, direi, dalla quale proveniamo, e che siamo tutti una squadra, ciascuno rema con più forza che può. Io scorderò mai quando Berlusconi, al giuramento degli allievi, dei ufficiali della Guardia di Finanza, disse: c'è un certo momento in cui evadere è fisiologico, è un meccanismo di difesa del cittadino. Voi capite a che cosa arriviamo, voi lo capite, e piano piano questo paese, piano piano si è sfilacciato. La scuola è sempre stata meno importante e l'università meno importante, e non importa se tu fai le battaglie moralizzanti dentro la Camera dei Deputati, arrivando a dire che devi battezzare l'embrione col nome e cognome, e se poi nel tuo privato hai una vita
Che dire riprovevole è poco, cioè addirittura ti indagano per una forma di pedofilia. Questa cosa ha inciso. Io ho figli di 20 anni che sono cresciuti in questo, e quanto ha inciso su questo? E quanto ci fa credere meno? Vedete, io ho scoperto il social network, ho scoperto Facebook, ho scoperto i siti la notte, e c'è questa disillusione a parte delle persone. Noi dobbiamo credere in noi stessi, e la cosa che mi piace Bersani è che dice: noi salviamo il paese se ripartiamo a noi stessi, e lo dobbiamo fare con una politica che comincia a guardare soprattutto noi stessi, e veniva detto prima, rimettendo al centro la persona e i suoi problemi. Guardate, questo è, qual è il problema oggi? Ma qual è il problema delle famiglie, di ogni famiglia? Sono sicuro a Pescara come da me e altrove. Sistemare i figli, avere un lavoro e un lavoro per i figli. Per il resto questo è un paese che, se il buon Dio ti dà la salute, è un paese in cui la gente ha una vita normale. Il problema più grave è quello del lavoro e quello dei servizi per poter vivere, e questo noi dobbiamo fare, e non ci vuole tanto, perché dobbiamo ricucire, ci vuole qualcuno che abbia la capacità di dare al paese questa sensazione che ce la possiamo fare, della quale io sono più che convinto. Può sembrare strano che il sindaco dell'Aquila, che è immerso ancora in una tragedia, sia ottimista. Sì, io sono ottimista, perché vedete, dato che il ruolo del politico è l'obbligo del politico, la differenza fra chi fa il politico e chi poi è il dirigente e così via, sapete qual è? È come quando ti insegnano ad andare a cavallo: non guardare mai vicino alle orecchie del cavallo, devi guardare avanti, devi stare più avanti, questo deve fare il politico. E giustamente prima Luciano ha detto le cose giustissime che io ho provato a dire al Comitato delle Autonomie Locali, che in Abruzzo non è la questione di dove va la sede del direttore provinciale della motorizzazione o il segretario generale, ma che forse dovevamo cominciare a ragionare in termini di territori, quali territori sono fra loro omogenei. Io mi sono incontrato con il sindaco di Teramo, ne faccio mistero, gli ho detto: scusa, ma non umiliamoci, no? Teramo qualcosa va a te, a me, ma parliamo invece di politica, decidiamo che cosa facciamo ad esempio di questo Abruzzo interno, la zona della montagna, questo dobbiamo fare. Allora dicevo, noi nel guardare avanti, guai se non vediamo con ottimismo le possibilità. Allora lasciatemi dire che passate queste primarie del 25 è vinto per il governo, perché questo paese, io sono sicuro che vincerà il centro-sinistra. A quel punto potremo anche riaprire il capitolo dell'Europa per le cose verissime che diceva Vincenzo, perché noi mai come adesso abbiamo bisogno di rilanciare e di credere in un rilancio dello sviluppo del paese coniugandolo al rigore. Si fa, è faticoso, perché anziché fare i tagli trasversali devi andare a controllare voce per voce, aspetto per aspetto, e scegliere giorno per giorno qual è la priorità rispetto al disegno politico. La politica è difficile, dicevo. Poi abbiamo una sfida che è quello delle regionali, per le quali io penso che dovremmo avere lo stesso meccanismo. E che è importante, perché vedete, e concludo, le primarie innanzitutto ridanno forza ed entusiasmo ai partiti. Ma avete visto come in Abruzzo, ma è successo anche con le primarie dell'Aquila, i partiti riprendono forza. Io sto vedendo qui l'API ha ripreso forza, l'Aquila sta lavorando, Selle, il PD, si vede che riprendono forza, ma soprattutto ci sono idee. Allora lasciatemi dire quest'ultima cosa. Vedete, io ho la sensazione netta di una regione che sta ferma. In fondo, se si è rimessa a posto la sanità, noi dobbiamo ringraziare solo una signora bravissima che si chiama Baraldi, che poi aveva sistemato tutto e hanno mandato via perché stava aggiustando altre cose. Perché questo risanamento, e ne parleremo più là, si è fatto solo tagliando sugli ospedali, ma non c'è un'idea della sanità d'Abruzzo. Se voi vedete, tolti i tagli agli ospedali,
sul territorio l'assistenza ai disabili, non si è fatto nulla di quello che era il disegno. Però voi volete da me un giudizio sulla regione? Allora ditemi francamente, la regione in quanto ente, vedo qui i miei amici, il capogruppo, si è accorta che all'Aquila c'è stato un terremoto? Ha fatto un atto, avete visto se c'è una legge, se c'è stato un intervento, al di là di una leggina per 9 milioni di euro che erano arrivati con le sottoscrizioni degli italiani, che ancora non vengono dati dopo 4 anni, perché ancora la fatta di Mattes è talmente contorta che non riesce neanche a distribuire questi soldi. Volete da me un giudizio su un commissariamento che per il primo caso nella storia del paese il governo ha licenziato in tronco? Perché il fatto che Chioli non è più commissario è perché nel mese di marzo, dopo un mese e mezzo di esame fatto al comune, a Cialente, a Tizia, il governo venne e disse a Chioli: basta, tu vai via, perché ha fallito. E ha fallito perché manca della care, dell'attenzione, della voglia, e si vede la freddezza con la quale si sta gestendo la vicenda abruzzese, in cui non c'è cuore, se non i tagli. Non è vero che abbiamo messo a posto la sanità, abbiamo tagliato sugli ospedali, questo è il problema. E allora io vi dico su cosa io chiederò di lavorare sulle primarie alle regionali, proprio perché sono ottimista e guardo avanti. Vi lascio con questa riflessione: io credo che l'Abruzzo ce la possa fare, abbiamo grandi potenzialità, ad esempio sul turismo. Noi siamo fermi al turismo di 30 anni fa, il sole mare, non stiamo lavorando sull'interno, cioè possiamo fare tante cose se ci cominciamo a lavorare. Però vi lascio con questa riflessione, e sono stato dei tempi anche per la mia corda vocale. Sapete cos'è una delle cose che in questo periodo mi sta più arrovellando? La mia più grande preoccupazione. Dice: ma come, c'è la città distrutta che è venuto, c'è la città distrutta, la ricostruzione non ancora parte, perché i danni che ha fatto Chiodi, voi pensate, ha rimandato indietro 447 milioni che erano stati già destinati, che non è stato capace di trasferire. Cioè noi stiamo senza soldi, lo leggete, la gente insieme, e lui ha rimandato a Roma i soldi che erano destinati da oltre un anno. Perché un'incapacità, una piccolezza? E poi, scusate, parentesi, fare politica vuol dire avere coraggio. Se tu ti fai eleggere, se devi mettere una firma, la metti, perché hai la coscienza pulita, e scienza e coscienza, le firme si mettono, no, che quello che si diceva prima, ma prima salviamo le nostre spalle e poi no. Allora fai un altro lavoro, fai un altro lavoro. La politica richiede coraggio, non è fatto per chi non si assume le proprie responsabilità. Allora dicevo, è vero, io sto fermo, eccetera, ma sapete che sta per succedere? E questo è un dibattito che non riguarda l'Aquila, è una grande questione regionale della quale si deve cominciare a discutere, ve lo dico io. Ieri, dopo una trattativa intensa, che sono tornato senza voce, abbiamo preso, devono arrivare 447 milioni che Chiodi non ha cacciato per insipienza, arrivano altri 350 milioni, dopodiché arriveranno 2 miliardi cash il prossimo anno e 225 milioni di euro. Voi capite che ci avviciniamo a qualcosa come 3 miliardi di euro che vanno a finire su un piccolo pezzo dell'Abruzzo, che interessa circa 160-170 mila persone, che è la città dell'Aquila, una parte dei comuni dell'Aquilano, un pezzetto di comuni del Pescarese, del Teramano e qualcosa del Chieti. Alla fine della ricostruzione supereremo i 10 miliardi di euro. Già adesso che arrivino i 3 miliardi di euro, io vi chiedo dove altro stanno in Europa, concentrati su un pezzo così piccolo, tutti questi soldi.
Allora, io sapete quale preoccupazione già ho adesso? Cosa succederà alla mia città, che verrà drogata improvvisamente da un punto di vista economico da tutti questi soldi, magari si cullerà in un mono, in un settore monotematico, quale l'edilizia e quello legale, per poi andare fra 5, 6, 7, 8 anni a crollare e ritrovarsi disperatamente priva di una propria vocazione. Ci sto facendo un piano strategico. Ma la sfida è un'altra. Ma può invece essere la grande occasione per tutta l'economia abruzzese? Può essere che non stiamo ragionando su come questi soldi che arrivano non debbano rimanere e moltiplicarsi in Abruzzo su un progetto di sviluppo? La nostra tragedia porta comunque a tutte queste risorse. Io vi lascio con questo ragionamento, che è un ragionamento che guarda di qui a 5, 6, 10 anni nei suoi risultati, ma che la politica oggi deve sciogliere. Questo è un tema che non stanno toccando, tant'è vero che la regione non ha fatto neanche una piccola norma che ci possa aiutare da un punto di vista urbanistico per quello che è demolito, da ricostruire il centro storico. Quando questo è il tema, allora stasera io sono stato bene, perché abbiamo parlato di politica. Questa è la buona politica, sedersi insieme, ragionare, guardare al futuro e fare delle scelte. Scelte che ormai vanno condivise, perché una cosa è chiara, la politica in questo momento deve riacquistare una credibilità. La credibilità si fa in un solo modo, si riacquista in un solo modo, con un grande confronto e soprattutto con un rapporto di estrema correttezza fra chi chiede di essere eletto e chi lo elegge. E tornando a prima, con questo meccanismo bellissimo delle primarie, perché da un lato seleziona il sogno di chi ti guida, ed è bello, come quando giochi la schedina sognando di fare crescere, io sogno che Bersani mi diventi il presidente e sono tanto contento, ma dall'altro, quando uno di noi si ripresenta, ecco perché non servono i rottamatori, perché ti ripresenti agli elettori che ti danno un loro voto e un loro giudizio. Grazie. Grazie, grazie, abbiamo terminato. Un ringraziamento speciale ai nostri amici presenti, Lucio Marco Tullio, D'Angelo Sperandio, sindaco emerito di Teramo, era una bella Teramo, ai presidenti delle unioni industriali Primavera e Marramiero, un grazie speciale a Martinelli e a Cubò, e direi anche all'architetto Daniele Luciani, che tanto si è dato da fare per la riuscita di questi eventi. Grazie e buona serata a tutti.